Ciao dolcezze, qualche settimana fa Simone, una ragazza che mi segue anche su Facebook, mi ha mandato delle foto con dei cupcakes inseriti sopra dei porta estate. Questa idea mi è sembrata veramente geniale perché non sempre si trovano le scatole da cupcakes e poi in questo modo costano anche di meno, quindi meglio di così. È molto facile da fare e ci vogliono soltanto pochi minuti. Prendo della carta da forno e la taglio un tantino più grande rispetto al cartoncino di estate. Usando del nastro carta faccio in modo che la carta da forno non si muova. La vado a mettere nella parte inferiore del cartoncino. Adesso disegno i cerchi dei buchi del cartoncino in modo da avere delle linee guide. Non devono essere questi cerchi perfetti perché, come ho detto, comunque serviranno soltanto come linee guida. Adesso però non ci serve più, quindi lo rimuovo. Per ricoprire lo scatolino userò della carta per scrapbooking e vi farò vedere in particolare come userò questo con le farfalline, che mi piace tantissimo. Metto tantissima colla vinilica e stendo con un pennellino tutto per benino e metto il cartoncino sotto sopra proprio al centro. Mi assicuro che la carta è stesa ben benino. A questo punto vado a fare 4 taglietti con le forbici. 2 taglietti da questa parte e 2 da quest'altra parte. Alzo questo laterale, quello più lungo, e faccio in modo che aderisca per bene. E poi faccio la stessa cosa dall'altro lato. Taglio gli angoli . Aggiungo un altro pochettino di colla perché mentre si è un poco asciugata, e taglio questi angoli a 45 gradi. A questo punto vado ad incollare gli ultimi lati rimanenti e anche qui tolgo gli angoli a 45 gradi. Adesso ritorno a prendere la carta forno dove avevamo disegnato i cerchetti dei cupcake e, usando un coltello appuntito, taglio il centro dei cerchi. Con delle forbici tolgo un cerchetto dal centro del cerchio più grande, lasciando circa un centimetro. E faccio tanti piccoli taglietti tutto attorno, in modo che poi sarà più facile piegarli verso l'interno. A questo punto lo possiamo lasciare benissimo così per com'è. Oppure, se ce l'abbiamo e vogliamo abbellirlo ancora di più, possiamo aggiungere anche dei cristalli tutti colorati. Infine aggiungiamo i nostri cupcakes e sarà anche più facile toglierli mettendo il dito da lì sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di spolliciare, sarei curiosa di sapere cosa ne pensate. Invece, se siete nuovi del canale, iscrivetevi così non perderete nuovi video tutorials. Inoltre sul mio canale troverete video tutorials dei cartoni più belli di Pasqua e molto altro ancora.